Click! Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Ugiona Bar Calcio. Torniamo a parlare di calcio giocato, poiché domenica 24 gennaio alle ore 12:30, ossia all'ora di pranzo, quando saremo tutti seduti al tavolo a mangiare i nostri tourtline, no, al brodo di bourbon whisky, come tradizione vuole qua a Bologna, va bene, ci sarà, mi caduta la penna, fa lo stesso, rimanga per terra, ci sarà la sfida tra Juventus e il nostro Bologna Football Club. Quindi andremo ad incontrare la vincitrice per 9 anni consecutivi dello scudetto qua in Italia. In questo video andiamo a vedere quindi quali saranno i probabili 11 che il nostro misterone Siniša Mihajlović potrebbe schierare contro tale corazzata. Prima di iniziare però, miei cari avventori, vi rammento come sempre fidelizzazione al canale, clic tasto rosso, iscriviti al canale dell'Ugiona Bar Calcio, condividilo su tutti i social e i forum in cui partecipi con tutti i tuoi amici di fede rossoblù e lascia sempre un mi piacino ai video dell'Ugiona. Ricordo sempre che a breve verrà annunciata la nuova live che ci sarà qui all'Ugiona Bar Calcio. Torniamo però adesso a parlare di probabile formazione. Probabile formazione perché si torna finalmente in campo. Quindi parola ai giocatori, parola al mister, perché poi alla fine della fiera quello che conta a noi tifosi sono i risultati in campo. E non mi stancherò mai di ribadirlo. A noi interessa vedere il Bologna vincere in campo, ok? E per farlo necessitano giocatori di un certo tipo. Detto questo, che è una chiosa che non c'entra niente con questo video, dove andiamo invece a vedere quali sono le opzioni che Mihajlović potrebbe utilizzare contro la corazzata per l'appunto della Juve, andiamo a valutarle. In porta ci sarà, detto che il modulo rimarrà al 99,9 periodico per cento, il 4-2-3-1, quindi il modulo fedele al nostro tecnico, in porta ci sarà, senza ombra di dubbio, Skorupski, a meno che lui non abbia voglia di fare una nuova visita all'infermierina che tanto gli piace, che sta in infermeria, ma si spera di no, ok? La pancia di Palinka dovrebbe essere bella piena, ok? Quindi in porta dovrebbe esserci quasi, ok? Certamente Skorupski. La linea di difesa a 4 sarà composta secondo... Allora, qui c'è da fare un secondo me e un secondo Mihajlović. Allora, fermo restando che sulle ali la Juve ha delle frecce, perché sia da una parte Cuadrado, che ha recuperato dal Covid, sia dall'altra Chiesa, sono due che fanno proprio della spinta propulsiva la loro arma migliore. Diciamo che a mio modo di vedere non sarebbe proprio una scelta felice proporre Lollo De Silvestri sulla destra in difesa. Servirebbe un difensore veloce e quindi io mi auguro, ed è per questo che lo indico come titolare sulla destra, mi auguro che a destra ci sia Tomiyasu e non De Silvestri, perché ancora ho ancora negli occhi ciò che ho visto di De Silvestri contro la partita della Roma. Un giocatore bucato da Spinazzola, ok, e da Mkhitaryan, la qualsivoglia ad ogni imbucata era appunto un coltello nel burro. Quindi non vorrei appunto rivedere la stessa cosa contro Cuadrado o contro Chiesa. Pertanto io mi auguro di vedere Tomiyasu sulla destra. Ne va di conseguenza che la coppia di centrali, non avendo appunto Tomiyasu e non essendo Medel ancora pronto, ok, per giocare, potrebbe essere Danilo e Paz. Però ci metto un asterisco. Vuoi vedere che Sumarò potrebbe magari, chissà, esordire proprio contro la vecchia signora? Quindi ci metto un asterisco su Paste, perché potrebbe anche essere Danilo Sumarò la coppia di centrali. Quindi potremmo forse, chissà, vedere Adama Sumarò all'opera proprio contro la Juventus. Sulla sinistra sicuramente Dykes, il nostro olandesino. La coppia di mediani sarà, a mio avviso, composta da Scouten e Dominguez, poiché Dominguez, come vi ho raccontato più volte, anche se continuo giustamente a ricevere dei perché Luigiona, perché, dai miei cari avventori del perché consideri Svanberg ormai il terzo di centrocampo in mediana, è una sensazione, ragazzi, una sensazione che ho avuto sentendo parlare Mihajlović. È ovvio che Mihajlović non è che abbia detto, ci mancherebbe, con certezza, e non l'ha neanche detto
neanche tanto senza certezza che appunto Svanberg a fine stagione potrebbe appunto valutare opzioni quali Milano, quali magari altre piste, ma è un leggere fra le righe quello che ho capito, e mi ha dato l'idea che comunque a Svanberg sia stato promesso a fine stagione la cessione. Pertanto su questo mio sentore sento di dire, e anche vedendo da quello che sono di fatto le scelte che Mihajlovic ultimamente sta compiendo, Dominguez da modo di vedere di avere scalzato, no? Svanberg alla mediana, e quindi anche questo mi dà forza al fatto che magari su Svanberg la dirigenza ha già fatto delle considerazioni di cessione a fine stagione, pertanto si vuole valorizzare chi invece si sa continuerà a far parte del progetto. Pertanto vedo alla mediana Scouten Dominguez, la linea di centrocampisti più offensivi, quindi chiamiamoli i trequartisti, le duali, il trequartista, sarà composta da destra, l'ala destra, Orsolini, il buon Orso, ok, fresco man of the match contro appunto all'ultima dove abbiamo vinto, ok, e convinto contro il Verona. Al centro ci sarà Soriano, manco a dirlo ovviamente, e sulla sinistra a mio avviso tornerà Musa Barrow, e quindi Vignato si riaccomoderà in panchina, perché sinceramente credo poco al fatto là davanti come unica punta che non possa esserci per la seconda partita consecutiva Rodrigo Palacio. Invece vedo Rodrigo Palacio in campo contro la Juventus, e quindi gioco forza, Musa Barrow verrà riportato nel suo ruolo naturale all'ala sinistra, con appunto il riaccomodarsi in panca di Vignato. Quindi, ricapitolando, Skorupski in porta, Tomiyasu, Danilo, Paz, Dykes, Dominguez, Scouten, Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio. Con gli asterischi che ci siamo detti, ok, soprattutto in difesa, dove se, come spero, non ci sarà De Silvestri sulla destra, appunto al centro ci potrebbe essere Paz o Sumarò. Viceversa, se De Silvestri dovrebbe andare a destra, allora al centro ci sarà Danilo e Tomiyasu. Però insomma io mi vedo questa novità tattica, dove potrebbe addirittura appunto esordire il nostro Sumarò, il nostro nuovo acquisto. La vedo come cosa molto possibile. Staremo a vedere se lo sarà anche per il nostro mister. Ricordo che appunto la Juventus è reduce da una partita in campionato, ultima giocata contro l'Inter in maniera veramente brutta, perché diciamolo, la Juve contro l'Inter, ho visto la partita, non ha praticamente giocato. Se va anche detto che si è rifatta ieri, quindi cos'è stato? Ieri mercoledì ha vinto la Supercoppa italiana contro il Napoli, quindi ha alzato un trofeo, e questo sicuramente darà modo di rinvigorire l'animo dei giocatori della Juventus, però va anche detto insomma che potrebbero essere a corto di energie contro di noi, perché comunque avendo giocato anche l'infrasettimanale, questo ci dà un po' più di smalto anche dal punto di vista di aver recuperato maggiormente rispetto agli avversari. Quindi avremo questo piccolissimo vantaggio, che poi contro la Juventus tutto si annulla, perché sappiamo che la Juventus ha praticamente due squadre, e pertanto poi sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano. Sicuramente contro la Juventus a Torino, tra l'altro, per riuscire a fare il risultato bisogna fare non solo la partita perfetta, ma bisognerà augurarsi che gli avversari appunto non abbiano lo smalto delle partite migliori, perché altrimenti sarà veramente veramente complicato uscirne in maniera virtuosa da quel campo. Comunque, ogni considerazione riguardo a questi aspetti e anche al pronostico che faremo e che chiederò a tutti voi miei cari avventori, li rimando al video che uscirà domani, dopo che Siniša Mihajlović avrà parlato nella sua consueta conferenza pre-match, quindi andremo a valutare anche le sue parole, e alla fine di ciò andremo a fornire le sensazioni riguardo a quello che potrebbe essere la sfida tra Juventus e Bologna, che ricordo giocarsi il 24 gennaio alle ore 12:30, cioè questa domenica all'ora di pranzo.
Bene, miei cari avventori, vi rammento, tasto del campanaccio pastorale sempre attivo, così da rimanere sempre aggiornati qui a Luigione Barcalcio dei nuovi video, e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.